Quindi ecco, vi ringrazio veramente di questa straordinaria presenza. Io devo leggere la lettera del consigliere Romagnoli. Caro Fabrizio, non potendo per motivi familiari essere presente all'incontro odierno, ti chiedo di scusarmi e di leggere questa brevissima mia per ribadire la completa mia disponibilità a portare ad esecuzione in regione quanto l'assemblea da te convocata deciderà. Ricordo che è già depositata presso il Consiglio regionale una mozione a firma delle quattro consigliere regionali con la quale chiediamo che l'Assemblea si pronunci a favore della proposizione da parte della Giunta regionale del ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto de quo. Sarebbe opportuno che altri consiglieri delle altre due province interessate aggiungano la loro firma a maggior garanzia del voto favorevole. E per questo non abbiamo ancora posto in discussione la mozione. Essenziale è naturalmente il pressing sul Presidente Spacca, sensibile alla cosa. Condivido, Presidente, l'approccio responsabile, realista ed istituzionale col quale stai affrontando la questione dell'accorpamento delle province. Spero che da parte di tutti si accantonino toni da derby o peggio di propaganda politica, inutili quanto dannosi, perché spostano l'obiettivo e ci distolgono dall'unico utile compito che dovremmo svolgere, cioè quello di gestire subito dal basso il processo di costruzione della macro provincia, altrimenti rischiamo che siano solo le altre due province a farlo. La partita ora è sui territori, con province e regioni e calli in prima linea, è fuori luogo alzare i toni politici. Grazie Franca. Io condivido, ovviamente ringrazio la consigliera Romagnoli, che per quel che mi riguarda ovviamente non mi abbasserò alle polemiche, né le raccoglierò, le lascio al loro destino insieme agli autori delle stesse, perché non se ne sente il bisogno in questo momento particolare, non solo per il nostro territorio, ma io direi per il paese intero. Infatti non ci possiamo nascondere che questo provvedimento ovviamente nasce e si giustifica, o meglio si vorrebbe giustificare, non lo giustifichiamo noi, dalla grande difficoltà economica che attraversa il paese, che attraversa l'Europa tutta. E allora, ecco, questa riunione perché? Perché una volta, come era prevedibile, varato il provvedimento da parte del Parlamento, io ho ritenuto opportuno convocarla, tra l'altro l'avevo preannunciato, affinché da essa emergesse, quello che è il mio auspicio, un sentire comune, soprattutto per verificare se venga condiviso da parte vostra il percorso che fino ad oggi non solo il Presidente della Provincia, ma il Consiglio Provinciale tutto, all'unanimità, ha deciso, insieme a tutti i consiglieri, meglio hanno deciso di portare avanti in questa vicenda, ovviamente, che ci vede coinvolti come istituzioni della Repubblica. Io tralascio ovviamente di citare le norme che ci interessano, perché come si usa dire le do per lette conosciute, quindi d'altra parte la conversione del provvedimento da parte del Parlamento, pur apportando delle modifiche, nella sostanza non ha spostato di molto i termini della questione. Ci sono, secondo me, rispetto alle ipotesi iniziali, degli accorgimenti significativi, dei chiarimenti significativi, come ad esempio non si parla di più di riduzione ed accorpamento, ma si parla di riordino. È pur vero che la sostanza non muta, ma si converrà che quando si parla di accorpamento c'è un ente accorpante e un ente accorpato, quando si parla di riordino il discorso è completamente diverso, perché si parte tutti sullo stesso piano, e questo ha una sua importanza. L'altro aggiustamento apportato dal Parlamento attraverso il maxi emendamento è il maggior termine che viene concesso al Consiglio delle Autonomie Locali e quindi alla Regione per decidere i provvedimenti di competenza.
l'ultimo accorgimento e aggiustamento apportato dal Parlamento rispetto all'ipotesi iniziale del governo, per quelle che mi riguarda, di un certo significato, è sul per quanto riguarda, diciamo, il capoluogo delle province che nasceranno all'esito del riordino, perché come sapete prima questo era stato previsto di fatto in un atto amministrativo quale la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 luglio pubblicata il 24, oggi è contenuto nel provvedimento, diciamo, di conversione, quindi nella legge, e ovviamente pur individuando il capoluogo nella città già capoluogo di provincia col maggior numero di abitanti, mette un inciso salvo diverso accordo tra i comuni già capoluogo di provincia, ed è, diciamo, un inserimento di cui non sfuggirà a ciascuno di voi il significato, perché se fosse privo di valore non sarebbe ovviamente stato, non sarebbe stato inserito. Però nella sostanza il quadro che veniva ipotizzato con il decreto non muta. Noi rispetto ad esso, rispetto a quel decreto legge 95, il Consiglio Provinciale di Fermo si è mosso tempestivamente ed ancor prima, diciamo, della, o meglio, lo stesso giorno della pubblicazione della famosa delibera del Consiglio dei Ministri il 24 luglio, che stabiliva i criteri 350.000 abitanti, 2.500 km quadrati, nello stesso giorno il Consiglio Provinciale di Fermo all'unanimità ed in modo condiviso con atto sottoscritto da tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno condiviso un ordine del giorno che è stato pubblicato, un ordine del giorno nel quale da una parte si ribadiva l'importanza dell'istituzione provincia, dall'altro si evidenziava la diciamo evidente violazione della Costituzione per quanto riguardava, diciamo, il decreto appunto 95, una incostituzionalità che ovviamente non viene affatto superata dalla legge di conversione, per niente superata.